Uno scandaloso Zapata. Ancora Babacar. Grande finta Babacar, il tiro. La deviazione, palla che rimane lì. È Blachikovskyj. Cosa si è divorato? Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo tornati sulla carriera con la Fiorentina su FIFA 16 come ogni mercoledì alle 14. Ok ragazzi, siamo subito nei messaggi, nella posta in arrivo, perché mi è arrivata questa email. Ossia, Matias Vecino lascerà il club, ha accettato l'offerta del Sassuolo. Quindi a fine anno andrà al Sassuolo. Inoltre ragazzi, in colloqui giocatore mi è arrivata la richiesta di trasferimento da parte di Tomovic, che vuole lasciare il club. Io, per quanto riguarda Ignazio Abate, che sto provando ad acquistare, ho tolto la contropartita tecnica, che era appunto Tomovic, perché il Milan non vuole giocatori, e ho offerto 7 milioni di euro sperando che accetti, così poi posso liberarmi di Tomovic. Ok ragazzi, ora andiamo a vedere come andrà la prima partita contro il Milan. In questo episodio ne affronteremo due, sempre contro il Milan, di cui la prima sarà nella Team Cup. Ok ragazzi, eccoci giunti nelle formazioni. Per questa prima partita di Team Cup ho rivoluzionato la formazione, lasciando praticamente soltanto Tatarusanu, Astori come titolari e il resto sono riserve. Ragazzi, voglio la squadra invece fresca per la partita di campionato, visto che stiamo lottando con la Juventus per il primo posto. Comunque ragazzi, andiamo subito nel match. Eccoci qui giunti ragazzi, Team Cup Fiorentina Milan. Per Babacar, dentro, subito, verso Kone, il tiro di Pakalunis, Kone, il gol! 1-0! 1 minuto e 41 secondi e siamo in vantaggio con Kone. La difesa del Milan si conferma facilmente perforabile. Rivediamo il gol, guardate Babacar. Guardate la difesa del Milan totalmente allo sbando, e qui Kone, tiro! Donnarumma devia, ma è gol, 1-0 per noi. Blachikovskyj e De Ciglio, ancora Blachikovskyj, finte su Matteo De Ciglio. E allora la mettiamo dentro, verso Kone, il tiro al volo. E Lloris in porta ragazzi, non Donnarumma. Il Milan si è acquistato Lloris, non me lo ricordavo. Pallone messo fuori, controlla la palla, Bonaventura può tirare il tiro di Jack Bonaventura fuori. Babacar dentro verso Mati Fernandez, prova il tiro, Abate, salva tutto. Attenzione al Milan che avanza, Abate, cross dentro, Tomovic anticipa tutto. Cross dentro, colpo di testa fuori. Uno scandaloso Zapata, ancora Babacar, grande finta Babacar, il tiro, la deviazione, palla che rimane lì. E Blachikovskyj, cosa si è divorato, Blachikovskyj. E finisce il primo tempo. Il primo tempo tutto sommato equilibrato, abbiamo segnato subito. Poi un paio di occasioni per il Milan, poi questa occasione di pochi secondi fa, colossale per Blachikovskyj, e ora si va nel secondo tempo. Kone recupera subito palla, Kone può provare il tiro, Lloris, cross del Milan, il miracolo di Tatarusanu su Bacca, grande colpo di testa, dentro, bel pallone per il Kuma Babacar al tiro, facile per Lloris. Babacar il tiro, deviazione, subito pallone per Blachikovskyj che prova il tiro immediato, il palo, pallone che rimane lì con il miracolo di Lloris. Cosa ci siamo mangiati ragazzi, divorato il 2-0. Allora palla messa fuori, proviamo il colpo di testa, pensavo il tiro al volo. Attenzione a Boateng, con bellissimo per Blachikovskyj, anticipato da De Ciglio. A Blachikovskyj recupera, prova il tiro Blachikovskyj, Lloris, pallone dentro, il tiro fuori di pochissimo di Kučka, ora di Onda, da verso il Kuma Babacar, può scattare Babacar, proviamo il tiro, esce un tiro bruttissimo, l'ultimo attacco del Milan con Carlos Bacca, che la mette dentro, esce Tatarusanu e con questa si dovrebbe concludere, vediamo un po', palla per noi e finisce la partita, 1-0 e andiamo avanti nel turno di Coppa Italia. Ragazzi, partita che nel secondo tempo è diventata più difficile. Milan ha avuto una reazione d'orgoglio, ma siamo riusciti a vincere. Ragazzi, andiamo avanti alla prossima sfida di campionato, sempre contro il Milan. Ok ragazzi, ecco qui il tabellone. La Juventus ha battuto l'Empoli 4-0, l'Inter ha vinto 2-1 col Torino, Roma e Palermo sono andati ai supplementari e ha vinto la Roma o ai rigori, il Genoa ha perso col Sassuolo, noi abbiamo vinto col Milan, il Napoli ha battuto l'Atalanta, quindi nella prossima sfida avremo, prossimo turno avremo il Napoli nei quarti di finale. Il Bologna ha battuto la Samp e infine la Lazio ha vinto contro il Chievo. Okay, ragazzi, abbiamo ricevuto un'offerta di trasferimento per Iličić di 14 milioni di euro dal Borussia.
Ragazzi, come sempre, voglio fargli una controfferta. Vediamo se accettano a... facciamo 20 milioni, ragazzi. Vediamo se accettano. 20 milioni di euro, non sarebbe male. E poi abbiamo avuto 100.000 euro per aver passato il turno di Coppa Italia. Sempre per Ilicic, c'è altra offerta, questa volta di 11 milioni, e quindi rifiuto. Perché il Borussia Dortmund ne ha offerti 14 di base. Anche il Crystal Palace, ragazzi, mi ha offerto 11 milioni e 5, e anche qui rifiutiamo. Anche l'Udinese ha offerto 11 milioni e rifiutiamo. Ok, basta così. Sono arrivate tre offerte per Ilicic, che quindi ci sta animando il mercato. Ok, ragazzi, allora il Milan ha accettato l'offerta per Abate. Ora dobbiamo negoziare con il giocatore. Le sue richieste sono 90.000 euro e 2 anni di contratto. Io, ragazzi, vediamo quanto gli posso offrire. Proviamo. No, non ce la faccio perché vado a meno 6.000. Quindi non gli posso offrire 90.000, gli offro 80.000, gli diamo un bonus di rete virata del 5%, durata 2 anni come vuole lui, e gli diamo il ruolo come giocatore chiave della prima squadra. E avanziamo l'offerta. Attenzione ragazzi, dopo aver esaminato la sua richiesta di 20 milioni di euro per Ilicic, abbiamo deciso di accettarla e di proseguire con la trattativa. Quindi ragazzi, potremmo vendere Ilicic per 20 milioni di euro e quindi poi puntare su un altro giocatore. Ok ragazzi, eccoci nella partita di campionato contro il Milan. La formazione è tornata quella titolare, tranne per Pasquale, in quanto Masina mi aveva chiesto di giocare, quindi lo faccio giocare. Quindi andiamo a vedere come andrà questa partita in campionato contro il Milan. Non è male, attenzione al Milan ora. Ma qua che è successo, ragazzi? È un contrasto veramente da oggi le comiche. Subito 1-2 per Boncavaliero. Verso Kalinic, si gira Kalinic, che gol, ragazzi! Nico Kalinic! Settimo minuto del primo tempo, 1-0 per noi. Grandissimo gol di Nico Kalinic, che si sta sviluppando sempre di più, ragazzi. Guardate qui, si gira, parte il tiro angolatissimo, 1-0. Radovanovic ha visto lo scatto di Teglio. Teglio che è velocissimo, può avanzare. Teglio ancora, sempre lui, Cristian Teglio. Pallone dentro, arriva Zárate, ma viene contrastato. Attenzione qua al Milan con Balotelli. Che la mette dentro, versa Alico. Per fortuna aveva fatto la diagonale su Luiz Adriano. Borca Valero. Radovanovic. Prova il tiro. Radovanovic, il gol 2-0. Radovanovic. Rasoiata. Milan tutto chiuso all'indietro. Allora versa Alico. Versa Alico. È solo Ilicic, 3-0. Ragazzi, prima sul 2-0 per sbaglio sono andato avanti su replay. Ora non farò lo stesso errore. Eccolo qua, rivediamo il replay subito. Batteglio. Guardate Ilicic, totalmente solo. È facile facile, 3-0 per noi. Allora qua gestiamo palla con Masina. E finisce il primo tempo, ragazzi, 3-0 per noi, primo tempo dominato. Ancora Bonaventura. Il tiro. Tatarusanu che per parare attraversa il palo. Non so se avete notato. Prova ancora con De Ciglio. Pallone che rimane lì, c'è il gol del Milan. Luiz Adriano, 3-1. Lampo del Milan al 58esimo. Ancora Josef Ilicic al tiro. Lloris blocca. Ora dobbiamo soffrire. Gonzalo che sbaglia tutto, ancora Luiz Adriano. Dentro verso ancora Kalinic. Che si gira. Il tiro, la parata. Pallone che rimane lì. C'è il gol facile facile di Cristian Teglio. 4-1 per noi. Ci riportiamo a 3 gol di distanza. Rivediamo il tutto. Bel pallone di Zárate. Kalinic. Bella finta su Alex, il tiro e poi Teglio. Ancora Abate, Zárate. Zárate questa volta vuole prendersi la rivincita. Zárate. Zárate ancora. Zárate. Sempre Zárate, il tiro, il gol. 5-1. Facile, facile, ragazzi. La difesa del Milan è inesistente. Veramente inesistente. Rivediamo qui tutto. Con Zárate che se ne va facilmente. Guardate qui Alex, totalmente fuori ruolo. È 5-1. Infatti, ecco qui ragazzi, finisce la partita, 5-1 per noi, non c'è stata storia, altri 3 punti conquistati. Ragazzi, abbiamo ricevuto un'offerta di trasferimento per il Kuma Babacar da parte dello Stade de Rennes,
di 11 milioni, ma io rifiuto perché Babacar non parte. Ok ragazzi, per oggi si conclude questo episodio della carriera allenatore con la Fiorentina. Se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un like, commentate, condividete il video. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, consigliatelo anche ai vostri amici, mi raccomando, supportatemi. Nel prossimo episodio andremo ad affrontare nei quarti di finale il Napoli nella Coppa Italia e il Genoa in campionato. Quindi ragazzi, mi raccomando, qui sotto come sempre trovate tutti i miei social network, Instagram, Facebook, eccetera eccetera eccetera, quindi passate e iscrivetevi se non avete già fatto. Noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 14 con il prossimo episodio della carriera allenatore con la Fiorentina. Qui da Angelo Nero 83 tutto, e ciao gamers!